Il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, insieme all'amministrazione, hanno organizzato per ieri una fiaccolata in memoria di Ilaria Maiorano, moglie e mamma di due bambine vittima di violenza, trovata morta nella sua casa martedì scorso. Tariq El Gaddassi, il marito, si trova ora nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio colposo volontario. Inoltre questa mattina il sindaco ha incontrato il fratello di Ilaria, Daniele, e la mamma, Silvana, che sono stati ricevuti in municipio dai servizi sociali. Al centro dell'incontro la possibilità di essere tenuti aggiornati costantemente sull'evolversi della situazione che riguarda le due piccole bambine di Ilaria e su come procedere legalmente per poterle vedere prima possibile. È stato anche l'occasione per ribadire l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di sollecitare le autorità preposte a fare di più per i diritti delle donne e per il sostegno alle famiglie più fragili. Sensibilizzare la società a partire dalla scuola, questo è anche il messaggio della vicepresidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Osimo. Noi siamo costernati, ci siamo mosse nel territorio sul femminicidio, su queste problematiche purtroppo che in qualche maniera sono la vergogna della nostra società. Ci sentiamo anche da un verso responsabili per non aver fatto abbastanza, finché non capiamo che la parità di genere è un segno di democrazia e di rispetto per tutti, non per le donne. Gli esseri umani, le persone hanno diritto di essere trattate allo stesso modo. Lo Stato italiano deve per forza occuparsi di questa, della parità, del rispetto delle persone, e anche le leggi in qualche modo devono essere modificate e devono tenere conto che purtroppo esiste una disparità culturale. Ci si deve lavorare su questo nelle scuole, nella società, e tutti dobbiamo collaborare e non renderci conto soltanto quando vediamo che le persone, le donne, vengono ammazzate. È una cosa che ci riguarda tutti, uomini, donne. Una ragazza molto buona, timida e paurosa, non meritava questa fine orrenda. Era una mamma dolce e affettuosa. Le era molto affezionata, stravedeva per loro.